Lo spazio è una vasta estensione tridimensionale che ospita infiniti oggetti celesti, stelle, pianeti e satelliti naturali come la Luna. Sapete come si è formata la Luna? Circa 4 miliardi di anni fa, un oggetto più grande di Marte, chiamato Theia, andò a cozzare contro la Terra e, secondo la cosiddetta teoria dell'impatto gigante, la divise in due frammenti. Così nacque la Luna. Essa può splendere come un faro nel cielo o emanare solo un flebile bagliore. Ma il suo scopo non è unicamente quello di abbellire la volta celeste. La vita sulla Terra è fortemente influenzata dalla Luna. Ecco perché la sua presenza è così importante. Ma la Luna non sta mai ferma. Sapevate che ogni anno essa si allontana dalla Terra di quasi 4 centimetri? Cosa accadrebbe se si allontanasse troppo e improvvisamente sfuggisse all'attrazione terrestre? Ne sentireste la mancanza? E non sareste curiosi di sapere quali sarebbero le conseguenze? Se la risposta è sì, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche cliccando sulla campanella. Se non ci fosse la Luna, la velocità di rotazione della Terra aumenterebbe di colpo. Wow! Immaginate cosa succederebbe? Senza la Luna, un giorno terrestre durerebbe dalle 6 alle 10 ore. Ci sarebbero un migliaio di giorni in eccesso in un singolo anno. Questo a causa della forza gravitazionale lunare. La Luna influisce enormemente anche sulle maree terrestri. Senza di essa, l'innalzamento e l'abbassamento delle maree si ridurrebbe del 75%, causando enormi cambiamenti climatici. La Terra è inclinata di 23,5 gradi a causa della gravità della Luna. In passato, l'inclinazione dell'asse terrestre ha subito una variazione di 1 o 2 gradi e si pensa che ciò abbia causato le grandi glaciazioni. L'improvvisa scomparsa della Luna creerebbe uno squilibrio nella gravità terrestre, provocando una variazione dell'inclinazione da 10 a 45 gradi e causando grande scompiglio nel susseguirsi delle stagioni. L'assenza della Luna influirebbe anche sulla vita animale sulla Terra. Alcuni animali, specialmente quelli notturni come i gufi, vedono meglio di notte o sono aiutati dalla luce della Luna. Molte specie di corallo si sviluppano nei periodi di luna piena, benché nella loro crescita giochino un ruolo importante il clima e la temperatura. Il ciclo riproduttivo dei granchi rossi è governato dai segnali lunari. Le femmine depongono infatti le uova nell'oceano durante l'ultimo quarto di luna. Phew! Meno male che la luna non è ancora scomparsa e che non dia nemmeno segno di volerlo fare. Siamo certi che ora la guarderete con occhi molto diversi. Troverete altri interessanti video nel nostro canale.